Chi abita in quel corpo? Non mollo. Il percorso dell'uomo è strettamente collegato all'evoluzione della sua anima. L'anima si evolve. Ieri eravamo diversi da oggi e domani lo saremo da oggi. Questa domanda me la sono posta poco fa, quando una contadina è venuta a chiedermi un rastrello, perché il suo si era rotto. Si vedeva subito che era una contadina. E allora mi sono chiesto: ma com'è fatta l'anima di una contadina? In quale livello si trova? È un'anima semplice. E quello che appare corrisponde alla verità. La verità di come è la sua anima. Lei. Ma non tutte le contadine sono uguali, per cui è solo la caratteristica dell'anima che è simile. Mentre il modo di fare e di vivere può essere diversissimo per via di tutti gli altri elementi che contribuiscono al completarsi del personaggio. Anima simile, mente io diversi. Chi abita in quel corpo? Dentro me stesso e vado a trovare quel livello mentale. Lo so, è dentro di me. Tutti noi abbiamo iniziato da zero. E andiamo verso l'infinito. Ed ho trovato la sua anima perché l'ho riconosciuta. Io ho vissuto in quel livello. E anche voi. Quando non riuscite a trovare di voi quel livello di coscienza, vuol dire che vi trovate di fronte. Che chi vi trovate di fronte è ad un livello superiore al vostro. O credete di essere i migliori? Quando vi trovate in quella situazione, cogliete l'occasione per arricchirvi della sua percezione della realtà. Ha tante cose da insegnarvi, fatelo parlare. Deve parlare lui e non voi. Dovete essere curiosi, come dei giornalisti che devono scrivere un articolo. Dove sono stati mandati per investigare un saggio che sapeva delle cose che la maggioranza non sapeva e non sa? Un livello superiore al vostro vi permette di conoscere qualcosa che vi aiuterà, vi arricchirà. Ma cosa accade se un'anima molto evoluta entra in un corpo e mente e io privi di aggressività? Quasi un corpo senza istinti, come Francesco d'Assisi. Io non lo sono. Io sono la mia mente, i miei istinti e la mia anima. Dovete cercare di capire chi era Francesco. Dovete entrare nella sua anima. Ebbene, era un'anima semplice, giovane, oserei dire appena nata. La vecchia anima di Francesco
ha finito il suo karma. Viene colpito dalla folgorazione della sua verità e decide di vivere come ha vissuto, in povertà e in umiltà. Io non ne sarei capace. Ma quale verità aveva scoperto Francesco, tanto da fargli cambiare completamente vita? Chi abitava in quel corpo? Un'anima pura, un'anima nuova, che quando tornerà a casa si renderà conto che la realtà vissuta sulla terra non è stato altro che il primo passo verso il raggiungimento della coscienza totale della realtà. La coscienza di Francesco era una coscienza pura, ma non edotta. Non era il Cristo. E il Cristo non è nulla in confronto ai livelli superiori. Probabile che lui li abbia raggiunti e che abbia delegato un suo discepolo a proseguire sulla terra quello che aveva iniziato 2000 anni fa. Ci pensate che noia per il Cristo stare sempre ad ascoltare preghiere, richieste di aiuto? Che barba, che noia! E poi, senza nemmeno un po' di poesia, fantasia, e a volte magari anche senza fede. Se fossi stato lui, me ne sarei scappato il prima possibile dal piano materiale. O il Cristo non aveva ancora raggiunto l'illuminazione? Solo un illuminato può avere la forza che ha avuto il Cristo. Quindi era illuminato, e un illuminato sa che vi sono altri piani di coscienza da raggiungere, e sa benissimo che l'esperienza materia è terminata. Altri infiniti piani attendono di essere vissuti, dove sarà solo la sua fantasia il limite della realtà Dio. Chi abita nel corpo di Dio? Provate ad entrare in Dio. Poi ditemi che cosa avete provato.